sono quelli che annuncerà il Presidente del Consiglio per la fiducia alle Camere nella giornata di martedì e mercoledì. Ma riusciremo ad ottenere un tetto, un prezzo comune al tetto del gas? È uno dei temi fondamentali, però valuteremo. Ce la farà? Cioè, è pronta una sfida importante lei. Cioè, il suo alla fine oggi è uno dei ministeri più importanti, no? Valuteremo, vedremo. Naturalmente c'è l'impegno in questo momento a dare le soluzioni come governo, non solo come dovere del sottoscritto. Tutte le altre cose passano in secondo piano. Cioè, il ministro Giorgetti ha detto l'agenda bisogna un po' rivalutarla, no? C'erano prima le emergenze, il paese è in uno stato di emergenza. Certamente ci sono le emergenze, ma non è che non si fa la graduatoria con gli argomenti che si escludono. Quindi certamente ci sono delle priorità da affrontare immediatamente, ma ci sono dei disegni per un governo che vuole durare 5 anni. Quali sono le priorità? Queste priorità c'è l'intervento sulle bollette italiane. Credo che la questione che stiamo vivendo la dica tutta. Cioè, che ci sarà un decreto per aiutare gli italiani con le bollette. Vedremo. Seguirà la linea di Cingolani? Vedremo. Seguirà quello che ha fatto Cingolani? Cingolani è consulente del governo. E martedì va a Bruxelles per la riunione o no? Domani faccio passare i consegni e valutiamo. Buon lavoro!